Ancora. Buona. Allora, senti la nota di magia in centro. Sì, quello sì, però quando c'hai il mezzo. Tira! Siamo con Mister Taddei, Mister, un 2-2 che neanche ci credevi tu, sentito da fuori. No, sicuramente Vittorio Veneto è una grande squadra, è in forma, a livello difensivo non aveva preso gol, quindi era una partita difficile. Settimana l'abbiamo provata proprio così, sperando di non subire troppo nel primo tempo e riprovare con le ripartenze nel secondo. Ci è andata bene. Forse qualche incertezza alla fine, si poteva anche provare a portare a casa il risultato, però direi che per noi è un 2-2 che è un premio per il lavoro che stiamo facendo e direi che siamo sulla buona strada. Andare due volte in vantaggio con la seconda della classe non è da sempre. Non è da sempre, l'ho detto anche in panchina, quindi per noi soprattutto andare sul 2-1 dopo aver subito il ritorno era difficile. Un contropiede fatto bene, ci è andato bene tutto e forse aiutati dalla fortuna nei gol e un pizzico di sfortuna forse davanti alla difesa, qualche palla sporca in meno si poteva portare a casa il risultato. Domenica prossima? Domenica prossima abbiamo il Padova, squadra ostica anche quella, però direi che noi dobbiamo continuare su questa strada, far crescere le giovani. Abbiamo due ragazze in nazionale, quindi penso che il nostro primo obiettivo sia quello di far crescere queste ragazze insieme al gruppo e credere in questo progetto che per noi ha una durata di 3 anni. Grazie Mister Delimolese Taddei. Grazie a voi, grazie. Per Guida ai Campionati siamo col DS Giovanni Bolzan, DS, un altro punto su un altro campo piccolo.
Sì, sicuramente alla vigilia magari speravamo in qualcosa di più, però visto l'andamento della partita direi che è un punto buono, perché solitamente queste partite si possono rischiare anche di perdere, abbiamo rischiato molto di perdere. Di positivo il carattere e la grinta delle nostre ragazze, che per due volte in svantaggio anche a pochi minuti dalla fine hanno avuto la forza e la volontà di recuperare. Partiamo da quel quarto d'ora proprio finale. Subito in svantaggio, avete recuperato di nuovo in svantaggio e poi Simeoni ha sistemato per il pari del 2-2. Sì, ci sono stati negli ultimi minuti dei fuochi d'artificio non da poco, ma questo è un po' il marchio di fabbrica della squadra e del mister, che vuole vincere comunque, non si è accontentato neanche dell'1-1. La squadra si è riversata davanti per cercare la vittoria in contropiede. Con un errore difensivo abbiamo subito il secondo, però ripeto, guardiamo i lati positivi, che nonostante il gol del 2-1 che poteva essere un KO decisivo, la squadra ha reagito ancora una volta come a Trevignano ed ha ottenuto in extremis un pareggio che portiamo a casa ben volentieri. Domenica Gordige, mettiamo in saccoccia questo punticino, in settimana cerchiamo di riprenderci un po' e vediamo di andare a Gordige sperando di giocare meglio di oggi. Ringraziamo il DS. Grazie a voi, buonasera.